Sono partite le epurazioni renziane. Belpietro è libero, non è mai stato tenero con il Movimento 5 Stelle. Però ricordo che Libero nell'ultimo anno ha condotto delle importantissime inchieste su Banca Etruria, sui truffati dal governo Renzi e anche sulle vicinanze tra il papà del ministro Boschi, quando la Boschi era già ministro, e la massoneria toscana nella persona di Flavio Carboni. C'è da dire che Belpietro si era espresso qualche giorno fa dicendo che le riforme renziane sono pericolose e se dovesse diventare direttore Feltri, ricordo che Feltri qualche giorno fa si è espresso dicendo che voterà sì. Per me ci sono epurazioni renziane, tra l'altro per la prima volta addirittura entrano nel campo dell'opposizione. Però perché in fondo i direttori cambiano, gli editori, insomma, parliamo poi di editori che non sono mai stati teneri col PD, perché lei fa questo collegamento? Dove L'editore di, nascerebbe? mi pare sì, il suo nome è Angelucci, mi Sì. pare, l'editore di Libero, è uno estremamente collegato con Verdini. Verdini, Crozza ne parla sempre. In realtà se ne parla poco in Italia. Insomma, qua abbiamo un condannato per corruzione che si chiama Verdini, che ha più processi che elettori e che è lui a tenere per la giacchetta il Premier, il Presidente del Consiglio, ed è lui che è stato fatto diventare da Renzi e dalla Boschi un padre costituente. Ed è estremamente vicino all'editore di Libero e per me non è assolutamente un caso, appunto, che sia stato Però sa, sostituito. questo è, le diranno, tipico dei 5 Stelle, collegano tutto, un filo rosso che collega No, il mio tutto a pensiero, Matteo Renzi. Floris, è chiaro. Noi viviamo in una dittatura dell'ottimismo renziano, nello specifico una dittatura mediatica. Il Partito Democratico, anzi Renzi, ha messo mano alla RAI, piazzando dei suoi uomini e controllando di fatto i telegiornali, tra cui il TG1, che è diventato l'house organ di Renzi e del Partito Sempre Democratico. però l'opposizione dice Sì. così, eh. Io lo dico perché da cittadino vedo quello che vedo quotidianamente. La dittatura mediatica è Floris. Nel 2016 io dirò una frase forte, ma è quello che penso. Insomma, io sono entrato in Parlamento per fare quello che penso e per combattere per quello in cui credo. Oggi, nel 2016, per fare i colpi di Stato non devi più comprare i Kalashnikov e i carri armati, controlli l'informazione e magari ti compri qualche linea editoriale di qualche giornale e così fai i colpi di Stato. I colpi di Stato, grazie a Dio, sono cose diverse, penso. Senta, mi dice. Questi sono soft, ma sono molto pericolosi. Senta, certo dalla dittatura viene automatico passare alle regole interne al Movimento 5 Addirittura. Stelle, no? Io sono entrato in Parlamento senza conoscere Beppe Grillo, con 144 euro di campagna elettorale spesi, senza nessuno alle spalle, senza la mafia, la massoneria toscana, senza gruppi di potere, E senza se lobby. avesse E questa è detto. dittatura. Senta, anzi, passiamo prima per Renzi. Lei l'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuta in Parlamento, ho parlato diverse volte al Presidente del Consiglio. Che tipo è? Uno che non risponde alle domande. In generale, ma alle sue. Ma umanamente? Una persona che si fa difendere ormai da decine di agenti di scorta, ma non da qualche criminale che spero che non gli faccia mai del male, ma da cittadini incazzati e dai giornalisti che vogliono fare delle domande. Io in Parlamento sono ormai 2 anni che voglio sapere dal Presidente del Consiglio quanti soldi ha preso da Buzzi di Mafia Capitale nelle sue cene renziane e se diciamo, restituirà questi quattrini e chi sta sostenendo le fondazioni renziane e il Presidente del Consiglio non mi ha mai risposto. Per me è uno che non risponde alle domande. Oggi all'Aquila ha detto: il referendum sulle riforme è una cosa bellissima, la gente dirà sì o no e rispetteremo il volere del popolo italiano. Grazie. Si vedrà chi è a favore degli inciuci, quindi del no, e chi vuole un'Italia nuova, quella del sì. E al di là che immagino lei non sia d'accordo, ma certo vi ha messo a voi il movimento più innovatore, più fresco, più novità, va messo sul fronte del no, di dire no insieme a chi vuole l'esistente. Lui si è riuscito a mettere nel posto di chi lo cambia. Questo scenario quanto vi danneggia? Ma per me queste riforme danneggiano il popolo italiano e distruggono la Costituzione. Io non parlerò mai durante il periodo del referendum, i mesi precedenti, di Renzi. Per me non conta. Per me quello che conta è la Costituzione della Repubblica Italiana. Certamente è scaltro perché inserisce una pillolina di zucchero all'interno di un camion di letame. La pillolina di zucchero è la riduzione del numero dei senatori. Uno Sì. dice che è bello, ha ridotto i senatori. Fosse per me, dimezzerei tutti i parlamentari e dimezzerei tutti gli stipendi parlamentari, avremmo dei risparmi decine di volte più grandi. Il problema
è che lui ci prende in giro facendoci credere ho ridotto il numero dei senatori, ma in realtà questa riforma non elimina il Senato, ma fa sì che il Senato possa diventare un bunker di possibili delinquenti provenienti dai consigli regionali di tutta Italia, che sono gli enti più corrotti d'Italia, ai quali darà lui magicamente l'immunità parlamentare una volta entrati in Senato. Se così fosse, se lui stesse costruendo una riforma sbagliata, la starebbe costruendo però su un'impalcatura che forse gli avete dato voi, questa antipolitica diffusa, questa voglia di tagliare i parlamentari per quelli che sono, mi dimezzi, mi levi il Senato, io sono contento. Non siete voi l'anteprima di quello che sta facendo Renzi? Ma noi quello che abbiamo detto stiamo facendo. Il Movimento 5 Stelle non ha preso un euro di rimborso elettorale. Cioè, non so se la gente ci crede, ma noi ci spettano 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, finanziamento pubblico ai partiti, e non prendiamo un euro. La totale mancanza di trasparenza del Movimento 5 Stelle, unico a non aver presentato bilanci, unico a non aver diritto nemmeno in partenza ai rimborsi elettorali, unico ad avere violato la legge che oggi andiamo a emendare come indicato. Qua ci sono partiti democratici che non rispondono a nessuno e qualche partito che non è democratico e infatti proprio per questo non prende i soldi del finanziamento. Non perché qualcuno non li vuole, per cui smettiamola di raccontare balle ai cittadini. 5 Stelle i soldi non li può prendere perché non ha lo straccio di statuto e non ha mai presentato un bilancio. Il partito che non ha depositato un documento a supporto del bilancio del 2013, il Movimento 5 Stelle. Non hanno restituito il finanziamento pubblico al partito, perché l'unico che l'ha fatto sono stato io insieme al collega del Piemonte nel 2010, che mandai la lettera a Gianfranco Fini, presidente della Camera. Loro, per la legge 96-2012, non hanno diritto al finanziamento pubblico perché non hanno uno statuto democratico. Quindi è come se io dico che ho restituito una vincita che non ho fatto. I soldi non gli sono mai arrivati, quindi non li hanno restituiti. 42 milioni, quell'assegnone stupendo che ogni volta che lo vedo mi emoziono. Che roba è? È finto. Come è finto? È finto. È finto, è un assegno di cartone. E sottolineo che il Movimento 5 Stelle non rinuncia al finanziamento ai partiti, non ne ha diritto. Perché la legge prevede che possono avere finanziamenti i partiti che, in accordo con la Costituzione, abbiano uno statuto democratico, il Movimento 5 Stelle non ce l'ha, per cui rinuncia a una cosa che non potrebbe avere. Sarebbe come se rinunciasse alla pensione di reduce della Prima Guerra Mondiale. Non ho diritto. La politica costo zero non esiste e la dimostrazione che la politica costo zero non esiste ce la dà anche il Movimento 5 Stelle, perché guarda caso dei soldi che vengono dati ai gruppi per il loro funzionamento i 5 Stelle non hanno rinunciato. E io in un dibattito televisivo ho sentito dire da una tua collega che non li avete rifiutati perché servono per pagare gli stipendi di chi lavora nel gruppo. Allora non è che va bene per loro e non va bene per noi. Collega non lo dice, però per esempio ai 5 milioni di rimborsi delle spese dei gruppi il Movimento 5 Stelle non ha rinunciato, quelli sono soldi che entrano e rispetto ai quali dovreste fare, visto che siete sempre i più trasparenti del mondo, dovreste fare chiarezza, perché quei 5 milioni voi non li avete, voi a quei 5 milioni non avete rinunciato, allora ditelo però certo. Che non avete rinunciato ai voi 5 milioni 10. Noi sono gli unici soldi che prendiamo per assumere, sono proporzionali in base a sono gli unici soldi che prendiamo per assumere il personale. €160.000 per appartamenti allo staff del Senato dei 5 Stelle, fonti pubblici per affitto di appartamento dei dipendenti. Le case degli uomini di Casaleggio pagate coi fondi pubblici del Senato, è vero? Non è vero nel modo in cui lo tratta l'Espresso e non è vero in alcune cifre che dice l'Espresso. Semplicemente come gruppo di Camera e Senato, in questo caso si riferisce al Senato, noi abbiamo dei fondi
dove con cui paghiamo i dipendenti della comunicazione, del legislativo e dell'amministrativo, come tutti i gruppi parlamentari. Poi quello che loro ci fanno sono fatti poi, loro. Sì, poi se ci sono delle persone non residenti a Roma e gli diamo un aiuto per rimanere a Roma in affitto, non c'è nessun problema. Pagavano un bel po' d'affitto, oltretutto, no, ma sono quelle le cifre che non sono, che sono sballate. Ecco, noi non usiamo i soldi del gruppo per pagare degli appartamenti, dei viaggi e delle cene agli amici della Casaleggio Associati. Buongiorno, sono Giulia Innocenzi di Servizio Pubblico. Avrei delle domande per Casaleggio sulle primarie dei parlamentari, che se non vuole rispondere vorrei solo consegnargliele sulla trasparenza e i fondi dei gruppi parlamentari, milioni di euro alla Casaleggio. E se non vuole rispondere vorrei solo poterglieli consegnare, possibile? In portineria. Ci finanziamo con micro donazioni avendo un unico lobbista a cui render conto, che è il popolo italiano. Io ho restituito 170.000 euro in 3 anni che stanno sostenendo la piccola e media impresa, e sono soldi che a me farebbero comodo, come fanno comodo a tutti quanti voi. Io ricordo non lo dica che Renzi, se un deputato chiede soldi poi glieli danno, non lo dica. Tra l'altro quando noi facciamo gli eventi di autofinanziamento abbiamo la fila e ci sono persone che ci vogliono dare i soldi. Democrazia interna. Io rispondo assolutamente allora, a questo. Colpito, però prego. Vorrei capire, vi ricordate o no che Renzi diceva entrerò e dimezzerò i parlamentari, dimezzerò gli stipendi, dimezzato i parlamentari, ha ridotto qualche senatore, vabbè, di fatto mantenendo quella Camera, e di fatto sì, però l'ha trasformata, non può legiferare, sono può delle tenersi persone... le leggi e creare un caos incredibile, perché ci sarebbe una legge elettorale alla Camera, una legge elettorale al Senato, una maggioranza alla Camera, una maggioranza al Senato, creando la confusione più totale. Avremo modo di confrontarci a ottobre sui contenuti della riforma. Allora, Movimento 5 Stelle arriva a governare delle piccole città, poi delle città un po' più grandi, anzi parte con Parma, e si confronta con la realtà del sindaco, cioè ogni tanto riceve un avviso di garanzia, può essere per un abuso, per una cosa che pensavi di poter fare e non la potevi fare, per un ricorso di qualcuno, quindi il giudice ti indaga a prescindere se hai commesso o no il fatto, magari per un atto dovuto. Arrivano questi due avvisi di garanzia, uno a Nogarin, sindaco di Livorno, che sembra piacervi di più di Pizzarotti. Gli arriva un avviso di garanzia, Pizzarotti viene sospeso. Su Nogarin è sempre difficile capire come siete posti. Quali sono le due differenze? Allora, innanzitutto lei l'ha detto bene. Potrebbe darsi che questi due avvisi di garanzia siano degli atti dovuti. Beh, certo. E se sono degli atti dovuti va bene. L'avviso di garanzia, avverto che sto indagando su di te. Non poi è c'è detto una che grande differenza tra un possibile atto dovuto e per esempio l'arresto, faccio l'ultimo esempio, del sindaco di Lodi del Partito Democratico pizzicato, che diciamo metteva mano ai propri computer per cancellare delle prove. Quello che vogliamo, io ho ascoltato la sua intervista a Floris a Davigo, io Davigo non lo conosco, però ho apprezzato molto le sue parole e le condivido da cittadino. La responsabilità politica è molto importante. Nel momento in cui arriva un avviso di garanzia, insieme a degli atti che mettono in imbarazzo un politico e che fanno capire a quella forza politica di riferimento che per opportunità politica è bene che il politico faccia un passo indietro, va benissimo e fa un passo indietro. Io immagino un avviso di garanzia per... Qual è la differenza tra Pizzarotti e Nogarin? La differenza è che quando è arrivato al sindaco Nogarin, immediatamente l'ha comunicato, ma non a me. Le sa qualcuno dice non è vero, però ha comunicato una lettera che gli era arrivata. L'ha comunicato ai suoi cittadini, perché per me un sindaco qualcuno è un dipendente dei cittadini. Qualche settimana dopo il presidente, quando gli è arrivato, quando l'ha ritirato, l'ha pubblicato. Il sindaco di Parma invece ci ha messo diversi mesi. Dice che non gli parlate perché lui è eretico. Ma non lo doveva. Vi mandava messaggi, vi chiamava. Non lo doveva mai comunicare a me. Lui è un dipendente dei cittadini di Parma. Lui è un dipendente dei cittadini di Parma e lo doveva comunicare. Non è un po' sommario come giudizio, eh? Per me assolutamente non no. Non è che comunque è ad hoc, perché Pizzarotti finalmente guardi, ce lo leviamo. Guardi che questo clima, diciamo, al di là dei casi Pizzarotti, c'è un clima pesante nei 5 Stelle, no? E da quando io siete so nati che ogni tanto ne esce una. Ho sentito pure Crozza, ormai l'altra volta ho sentito una cronista che diceva com'è non c'è il candidato, l'avete già cacciato. Sì, è diventato un luogo comune. Sì. Insomma,
è diventato luogo comune. Posso dire che qualsiasi decisione molto drastica e intransigente, mi rendo conto che il Movimento 5 Stelle ha preso in passato, ha avuto bisogno di un po' di tempo per essere digerita. Io ricordo che il Movimento 5 Stelle non si è presentato a delle elezioni in Sardegna, anche se avevamo i sondaggi al 20%. Perché? Perché non eravamo pronti. Beh, non riusciste a individuare il candidato all'epoca. No, in quel momento c'erano degli scontri e noi non dobbiamo presentarci per forza. Non siamo i partiti politici che devono ambire per forza le poltrone. Oppure, è vero, abbiamo mandato via alcuni deputati perché non restituivano i soldi. Andate a vedere che fine hanno fatto. No, loro dicono non era per quello. Loro dicono oggi, non lo dicono a lei o a me, ma lo dicono a Renzi, perché sono passati quasi tutti nel Partito Democratico. Quindi evidentemente ce l'ho visto lui. Quello dovrebbe essere comunque un vostro cruccio, no, che quello. Se ne vadano nel PD. Le chiedo di stringere, perché dobbiamo parlare anche di economia. Pizzarotti farà le sue controdeduzioni e le assicuro che verranno valutate, però tranquillamente. Io ma dedico... Perché c'è pure questo mistero sul gruppo che gestisce il blog, ma in realtà anche il partito, il figlio di Casaleggio. Prima era Casaleggio che era massacrato, poi pace all'anima sua è morto. Davide Casaleggio nell'ultimo periodo di vita di Gian Roberto, che per me è stato un grande, per me è un esempio, gli ha dato... Sicuramente un applauso da gli ha dato... Però è brutto che passi al figlio, no? L'ereditarietà nel Movimento Democratico. Ma veramente l'unico caso di dinastia in questo paese si chiama Giorgio Napolitano, che è entrato in Parlamento nel 1953, è stato rieletto per la seconda volta Presidente della Repubblica, eletto, per andare contro il Movimento 5 Stelle eletto, non e di figlio. Fatto anche contro. Sì, ma Davide Casaleggio ci sta dando una mano e io spero che continui a darci una mano e basta. Senta, l'economia. Oggi porta a casa un successo Renzi, perché l'Europa gli dice vabbè, mi avevi chiesto di avere un po' più mano libera e questa mano libera la ottiene, così. La flessibilità è sempre importante e io sono contentissimo se riusciamo ad ottenere qualcosa da questa Europa, che veramente è un'Europa estremamente ingiusta, che dà 240 miliardi di soldi nostri alla Grecia e poi scopriamo che solo 10 finiscono nelle casse dello Stato greco e la restante parte serve a ricapitalizzare le banche. Però io voglio dire ai cittadini, occhio, che per ottenere questa piccola ed esile flessibilità, Renzi ha accettato le sanzioni alla Russia che colpiscono la nostra economia, ha accettato il Jobs Act che di fatto ha snaturato un diritto che è quello al lavoro e ha obbedito a qualsiasi richiesta da parte dell'Europa sul sistema bancario e le conseguenze lo vediamo con tutti i truffati delle banche. Una cosa la Commissione europea gli chiede di sicuro ed è il cartello 30. Va bene, quest'anno fate un extra deficit, però nel 2017 mi dovete portare i conti a posto. L'Italia deve trovare almeno 8-10 miliardi per stare a posto. Per mantenere poi tutti i progetti presentati da Matteo Renzi ne dovrà trovare almeno un'altra decina. Pixia Portel ci racconta cosa succede all'IVA se scattano le famose clausole di salvaguardia. Pixia Portel. Si potrebbe chiamare la manovra del porcellino al contrario. Il vecchio porcellino si riempiva mettendoci ogni giorno una piccola moneta? Ecco, la storia dell'aumento di IVA che il governo deve scongiurare trovando più di 15 miliardi è la stessa, ma sotto sopra. Tanti piccoli aumenti quotidiani e a fine anno, ecco, il nuovo porcellino resta secco. Se scatteranno le famose clausole di salvaguardia, aumenterà l'IVA dal 10 al 13 e dal 22 al 24 prima e al 25 nel 2018. E allora prendiamo la famiglia media. Ore 7, sveglia, sale il prezzo del latte. Secondo uno studio Codacons potrebbe passare da 0,38 a 0,39 centesimi a tazza. Ore 8 tutti a scuola e al lavoro e magari in autobus, aumenti dei servizi comunali permettendo, visto che un pieno di benzina passerebbe da 73 a 74 euro. Ore 13 tutti a pranzo, magari con una bella frittata, perché mettere in tavola 4 bistecche potrebbe passare da 18 euro a quasi 19. E insomma siamo alle ore 17, ora del tè e dei bambini in palestra, probabile crocevia di aumenti a catena. Ma tant'è, nel percorso a ostacoli, piccoli ma tanti, dei signori media si arriva alla fine della giornata, riuniti tutti davanti alla TV, magari spegnendo la luce, visto che anche questa bolletta salirebbe di 8 euro in 12 mesi. E a suon di giornate come questa, in caso di aumento di IVA, la famiglia media spenderebbe 414 euro in più nel 2017 e 508 nel 2018. E allora, povero procellino, a suon di stare a testa in giù, rischia davvero una brutta fine. Allora, lei ieri l'avrà letto, le chiedo di essere sintetico perché abbiamo tante cose da far vedere e anche parlare di sicurezza.
Matteo Renzi ha detto: aiutatemi voi, non ho fatto capire agli italiani che le tasse sono scese. Lei come lo può aiutare? Ogni giorno come posso aiutarlo? Noi presentiamo la carta dell'onestà, ce l'ho qui, che è un documento. Dove l'ho messa? Me la troverò. Gliela avranno rubato. Che è un documento, eccola qua. Ecco. La carta dell'onestà, che sono delle proposte che ha fatto serie il Movimento 5 Stelle in materia di anticorruzione. Combattendo la corruzione riusciamo a rimediare tanti tanti soldi per evitare appunto che le tasse continuino ad alzarsi in questo modo. Io dico questa cosa chiaramente, questo è un governo molto pericoloso, ci danno qualche bonus ma tanto li paghiamo noi perché ci vogliono inginocchiati a testa bassa a ringraziarli per i bonus e ci tolgono quotidianamente i diritti obbedendo alla peggiore dell'Unione Europea e obbedendo purtroppo a personaggi come Verdini in Parlamento e dobbiamo stare molto attenti. Siete dei miracolati! Non guadagnavate un cazzo prima di conoscere me, ora voi guadagnate stipendi meravigliosi.